con questo evento diamo il via all'estate all'interno del Castello di Saluto. Non è un evento organizzato direttamente dal comune, dall'amministrazione, perché noi ospitiamo il progetto di Dante De Rose, di Dipendentemente Teatro, che ci ha onorato della sua presenza qua questa sera, in quanto ha deciso di chiudere qua questo progetto che riguarda la figura della donna nel mondo dell'arte e non solo. Infatti qua questa sera dopo la mostra vedremo i Coran Popolo che canteranno appunto De André e le sue donne. Sarà sicuramente una bella serata. Cosa ci possiamo aspettare quest'estate cletese, soprattutto a Castello di Saluto? Ci saranno altri eventi al pari di questo o c'è qualche sorpresa? Allora questo è un primo evento e ogni evento ha una sua storia, un suo perché. Stasera appunto è un omaggio alle donne. Il comune al Castello di Saluto quest'estate organizzerà un progetto, porterà avanti un progetto che abbiamo vinto con un bando degli eventi innovativi con la Regione Calabria, che ringraziamo. Perché dà la possibilità a tanti comuni in questa maniera di poter programmare all'interno dei propri territori eventi culturali che non sempre è possibile organizzare con delle risorse proprie. Questa kermesse che faremo quest'estate, nel mese di agosto, si chiamerà Incontri Possibili e proprio in questi giorni stiamo snocciolando le ultime date e gli ultimi eventi. Saranno 5 giorni molto belli e importanti che organizzerà l'amministrazione nel Castello di Saluto quest'estate ad agosto. Quindi questo è un invito questa sera a venire anche ad agosto, ma oltre al comune so che c'è la Proloco che ha organizzato alcune serate, anche dei privati che hanno deciso di organizzare i loro eventi all'interno del Castello di Saluto, perché questa location, come potete ben vedere, è molto ambita e molto richiesta, quindi ne siamo doppiamente contenti.